Baschettari impenitenti o semplici nuovi appassionati o folli della pallacanestro, bentornati, bentornati a Indopaint, il magazine di Per Sempre News e Per Sempre Napoli, che vi porta il basket italiano, europeo e internazionale. Come sempre, leggere attentamente il foglio illustrativo. Andiamo subito in Eurolega, dove si sono disputate sei gare corrispondenti al terzo turno di competizione. Ricordiamo che questa è la prima settimana del doppio turno. Andiamo con i risultati. Fenerbahce Panathinaikos 83-69, Partizan Belgrado Barcellona 83-92, Anadolu Efes Villeurbanne 89-84, Baskonia Bayern Monaco 68-76, Real Madrid Žalgiris Kaunas 93-79 e ASEC Emporio Armani Milano Olympiakos Pireo 65-53. Ci torneremo. Ovviamente oggi invece in programma alle ore 20 Stella Rossa Monaco, Virtus Cafelò Bologna, Alba Berlino e Valencia Basket, Maccabi, Atletica Tel Aviv. Andiamo a vedere le classifiche in questo momento, perché comanda senza meno il Real Madrid con 3 vittorie e 0 sconfitte, così come il Barcellona al terzo posto, Valencia con 2 vittorie e 0 sconfitte, 2 vittorie e 1 sconfitta invece per il Bayern Monaco, il Fenerbahce e lo Žalgiris Kaunas. Settimo posto per il Maccabi Tel Aviv, che ha disputato solo una gara, una vittoria, 1-0 sconfitte, una vittoria, 0 sconfitte anche per la Virtus Segafredo Bologna, che giocherà oggi il suo terzo incontro fuori dai playoff. Invece, Stella Rossa Belgrado e ASEC Emporio Armani Milano con una vittoria e una sconfitta. Posizione che però va detto quest'anno dà accesso ai play-in, settima contro decima e ottava contro nona, undicesimo posto fuori da qualsiasi cosa. Partizan Belgrado 1-2, Baskonia Vitoria Cascais 1-2, Panathinaikos 1-2, Olympiakos 1-2, Anadolu Efes 1-2, a 0-2 invece Alba Berlino e Monaco a 0-3 la Svezia Villeurbanne. Andiamo a vedere quale sarà invece il prossimo turno che si disputerà a partire da domani, perché oggi, come detto, è il primo doppio turno dell'Eurolega di quest'anno, un'Eurolega che ci proporrà il 19 ottobre alle 19:45 Fenerbahce Villeurbanne, Olympiakos Partizan Belgrado. Sarà invece la sfida delle 20:15 in diretta dal Pireo. Il Baskonia invece riceverà lo Žalgiris Kaunas alle ore 20:30, alle ore 20:45 invece sfida importante per le ASEC Emporio Armani Milano in casa del Real Madrid. Il 20 ottobre invece sarà in programma Monaco Alba Berlino alle 19, alle 19:30 invece Anadolu Efes Valencia, alle 20:15 Panathinaikos Maccabi Tel Aviv, alle 20:30 Barcellona Bayern Monaco, mentre sempre alla stessa ora sarà la volta di Virtus Segafredo Bologna, Stella Rossa Belgrado. Parliamo della gara di Milano, una Milano che batte un Olympiakos che paga l'espulsione di Isaiah Kanaan dopo appena 7 minuti e mezzo di gioco in campo. Il giocatore commette la leggerezza di farsi espellere e quindi lascia da soli Thomas Walkup e Milutinov, 11 e 15 punti rispettivamente. Dopodiché la formazione di coach Barzokas fatica davvero tantissimo a trovare il canestro, solo 53 punti, 21 appena nel secondo tempo. Per quanto riguarda invece Milano, ci sono 16 punti di Kevin Pelos con 3 rimbalzi e un assist e 20 di Nikola Mirotic con 4 rimbalzi e 2 assist. Bene anche Shannon Shields, 12 punti per lui con 3 rimbalzi e 3 assist oltre a 3 palle rubate. Parliamo di Kevin Pelos velocemente, perché è la seconda partita in cui è importante per Milano. Un Kevin Pelos che probabilmente potrebbe far parte di quel video "non mi voleva nemmeno mia madre" fino all'altro ieri, eppure con l'infortunio di Modolo ha dovuto avere per forza fiducia da Messina. La fiducia la sta provando a ripagare, 12 punti importanti in campionato, 16 in questa uscita in Euroliga. Il canadese potrebbe farsi posto in questo Olimpia Milano. Per quanto riguarda invece le altre ricorrenze, è stata festeggiata ancora una volta la figura di Gigi Datome. Si doveva fare per la partita con il Maccabi, sospesa per i motivi che tutti conosciamo. Si
recupererà a fine ottobre, il 30 ottobre, mentre la gara di ieri con i 6 minuti e 55 secondi disputati sul parquet rappresenta il record di tutti i tempi per presenze in Eurolega e questo record ce l'ha Kyle Heinz. Andiamo invece a parlare di Eurocup, risultati e classifiche. Questa è la giornata numero 3 per quanto riguarda la seconda competizione ECA. Cominciamo da Vucinost Slask Wroclaw 103-89 per i montenegrini, in cui militano ex italiani come Colby Ross e Jacory Williams. Vittoria per i campioni di Germania invece, anche qui nel gruppo B, del Ratio Farm Ulm contro gli Ercabelli Spanevesis per 99-74. Sempre nel gruppo B, Burgenvest si prende la vetta con il 92-88, molto sofferto contro il Cluj Napoca. Nel gruppo A invece, terza sconfitta in altrettante partite dell'Umana Reyer Venezia, 81-97, Alta Lircio contro l'Apoel Shlom Tel Aviv. In classifica nel gruppo A, Venezia in coda, 0 vittorie in 3 partite. Davanti ci sono Selevita Olimpia e Veolia Towers Hamburg con 0 vittorie e 2 sconfitte, mentre i BC Wolves chiudono la zona che resterebbe fuori dai playoff con 0 vittorie ed 1 sconfitta. Nella zona playoff invece partiamo dalla vetta con l'Hapoel Shlomo Tel Aviv che si appaia a Paris Basketball e Beşiktaş con 2 vittorie e 0 sconfitte, stesso risultato dei London Lions. Per quanto riguarda invece la quinta e la sesta posizione che danno accesso ai playoff, Juventud Badalona e Prometheus Lomosanti si trovano a una vittoria ed una sconfitta. Nel gruppo B invece quello della Dolomite Energia Trentino comanda Bourg-en-Bresse con 3 vittorie e 0 sconfitte, 2 vittorie e 0 sconfitte per Gran Canaria che ha una partita da recuperare, 2 vittorie e 1 sconfitta invece per Buducnost, Cluj Napoca e Ratio Farm Ulm. A 1 vittoria e 1 sconfitta con una partita in meno Turk Telekom Ankara, 1 vittoria e 2 sconfitte invece per gli Ercabelli Spanevetes, 0 vittorie e 2 sconfitte invece per Trento, Aris, Salonico. E poi chiude la classifica lo Slask Wroclaw, 0 vittorie e 3 sconfitte. Andiamo invece a vedere le gare che sono in programma stasera. Prometheus Lovosan e London Lions, Aris, Salonico, Turk Telekom Ankara, Beşiktaş contro Servita Olimpia Lubiana di Coach Pianigiani, Viola Tava Hamburg Pari Basketball, Dolomiti Energia Trentino, Dreamland Gran Canaria, Juventud Badalona, BC Wolves, Vilnius. Andiamo invece a parlare della sfida persa da Venezia, una Venezia che trova un grande Barry Brown Jr. tra 23 punti, 4 assist per 25 di valutazione, ma non basta, non bastano nemmeno i 20 di Rajon Tucker contro un avversario che non era così superiore da quel Shlomo Tel Aviv, ma che ha dominato 3 quarti su 4, segnando poi 27 punti nel terzo e 29 nel quarto periodo, quando la Reyer crolla definitivamente, segnandone solo 17. È una Reyer che delude tantissimo in Coppa quanto entusiasma in campionato. Non bastano i 43 punti suddivisi tra Brown e Packer, perché poi ci sono 13 di Wilshere e poi il miglior realizzatore dopo di lui è Tessitori con 8. Troppo poco il punteggio portato dal supporting cast, troppo poco dalle seconde linee, mentre per quanto riguarda l'Apoel Shlomo Tel Aviv c'è il dominio di diciamo c'è un dominio di Gene Nord che mette a referto 19 punti con 7 su 8 da 2, 1 su 1 da 3, raccoglie poi una gran prestazione dal punto di vista del tiro pesante Brian Angola, 2 su 4 da 3, pecca un pochino dal punto di vista del tiro in avvicinamento, 1 su 7 dall'area, dopodiché però ci sono anche 5 rimbalzi e 7 assist. In doppia cifra ci va Xavier Munford, 15 punti, 3 su 8 da 2, 3 su 4 da 3, 3 assist e 3 palle rubate. John Holland invece, uno degli ex passati per il campionato italiano, mette aperto solo 8 punti e 3 rimbalzi. Andiamo invece in Basketball Champions League, perché la Basketball Champions League esordisce con il piede sbagliato al netto del risultato tra King Gelsin o Stettino
e Banco Sardegna Sassari. Il 93-85 finale è viziato dalla durata eccessiva del secondo quarto che arriva a 11 minuti, motivo per il quale viene tagliato di un minuto il terzo quarto. Quel momento Sassari subisce in quell'ultimo minuto un gioco da 4 punti che la caccia giù da 54-43 a 58-43, una situazione che era comunque molto più difficile da recuperare, erano due possessi in più da recuperare. Una Sassari che però, nonostante faccia giustamente ricorso, perché lo farà, è stato già annunciato, non può permettersi di prendere 54 punti comunque di tempo. Riesce a rimontare nel terzo, nel quarto periodo, tuttavia è davvero poca cosa quello che abbiamo visto. Non bastano infatti ai sassaresi, agli uomini di Piero Bucchi, i 15 punti di Filip Kruslin o i 15 di altrettanti di Osman Diocchi, aggiunge anche 7 rimbalzi. In doppia cifra ci vanno anche Alfonso McKinney con 11 punti e Stan Whitaker con altrettanti. Brent Ayri in ombra per lui in appena 12 minuti e 30, 1 su 7 da 2, 1 su 7 dal campo, 1 su 4 da 2 e 0 su 3 dalla lunga distanza. Chiariamo invece con la BCL, con il programma che stasera vedrà l'esordio europeo assoluto della Bertrand Tortona, una Bertrand Tortona che cerca la miglior versione di se stessa dopo aver trovato due vittorie sul filo del rasoio del campionato, una Tortona che ridarà il palcoscenico europeo a Wims, che negli ultimi mesi era stato semplicemente spettatore non pagante. In FIBA Euro Cup invece il programma vedrà in campo sia Varese che Brindisi, Varese contro il Keravnos oggi alle 18:30, mentre alle 20:30 sarà la volta del Palapentassuglia per la sfida tra Epi Casa Brindisi e Casa Demont Saragossa, una Saragossa che vede nelle sue file Cinciarini, ex Reggio Emilia Milano, ma anche una coppia di pivot abbastanza temibile, come quella formata dall'ex veneziano Mitchell Ward e da Jalil Okafor, un ex NBA. Andiamo invece nel campionato italiano, perché in casa Varese, secondo quanto racconta Backdoor Podcast, sarebbe sul punto di esplodere la bomba, ovvero la squadra sarebbe valutando l'idea di rescindere, di risolvere il contratto con Cauley Stein. L'ex Sacramento Kings non sta rendendo come ci sarebbe aspettati in casa varesina e potrebbe essere interessante per Scola alleggerirsi del suo pesante stipendio. Tornando, restando in Serie A, il Dream Team della Lega Basket è questo, formato da Logan nel spot di playmaker, Tonut da guardia, Wims alla piccola, Burnell alla grande e centro Milan. Parliamone. Ne dobbiamo parlare perché, per esempio, ci sono giocatori come Awudu Abbas con 16 punti che merita una menzione e forse magari al posto potrebbe giocare. Difficile scegliere tra chi, tra Wims e Burnell togliere. Burnell è una scelta che però condividiamo dal punto di vista di ciò che ha fatto vedere contro Napoli, un quarto periodo davvero da giocatore decisivo. Ecco, ci sono i 29 punti del professor Logan, c'è un Tonut ritrovato, che però ha avuto meno minuti comunque in Eurolega, e poi c'è Mirobilan da 15 punti e 14 rimbalzi. Insomma, tante le prestazioni importanti, segnaleremo però Awudu Abbas, vogliamo segnalare per esempio Pengos, che è il giocatore che si sta riscattando di più. Insomma, prestazioni importanti, prestazioni che lasciano comunque l'impressione che questa squadra possa, che questo campionato possa darci altre indicazioni favorevoli. Altre menzioni: Scott Banford di Pesaro, gran partita a Brindisi, nonostante la pochezza dell'avversario, però era uno di quelli messi più in dubbio per la tenuta fisica, eccolo qua. Il nostro allenatore invece non può che essere Alessandro Magro, vincente in una partita dove un avversario in partenza più scarsa o meno favorita gli dava del filo da torcere ed ha ribaltato la situazione punendo Napoli con tanti tagli del backdoor che Napoli non ha saputo leggere. La mossa di Magro nel quarto quarto è stata importante, diciamo,
vittoria per come è arrivata, Kida, il coach della settimana da parte della nostra redazione. Per noi è tutto, noi vi ringraziamo di averci seguito, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre qui, sempre su Parking in the Paint, e questa settimana ci viene sempre da salutare Samuel Vilas. Ciao da Samuel, ovunque tu sia. Ciao a tutti.